Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di Giuseppe Bruno, un fotografo veneziano, non forse così noto al grande pubblico, ma che ci ha lasciato delle opere interessanti, anche perché comunque lavorava con apparecchi di grande e medio formato, oltre che col negativo di piccolo formato. E questo è un libro che ho trovato nei mercatini, evidentemente una strenna, perché insomma il libro si presenta elegantissimo, appartiene a quel periodo nel quale appunto il libro per gli enti provinciali, per gli enti regionali era ancora un veicolo di promozione del territorio, ma per me che sono un appassionato di fotografia, come sapete è l'occasione di conoscere e apprendere, cioè di studiare la fotografia, soprattutto quella del bianco e nero e di montagna, che piace a me. I Colli Euganei sono dei colli, sono nel mio territorio, quindi anche un ambiente che conosco bene, motivo in più per vedere come lo ha inquadrato l'occhio di questo fotografo veneziano. Edizioni Biblos, come vedete il contenitore di quelli cartonati, una bella copertina che richiama quello esterno, insomma un bel volume. 30x30 nel formato più classico. La carta di questa opera, ancora a conferma che si tratti di una, eccolo qua, vedete, provincia di Padova, di una regalia, di una strenna, testimonia proprio questo, cioè una carta di qualità, una grammatura, una finitura molto valida, e soprattutto mi sono scelto questo libro anche perché è stampato in maniera magistrale. Biblos, insomma, sono stato anche a visitarla, è un editore che faceva, quando c'erano, diciamo anche, c'era il sostegno di questi enti, delle pubblicazioni di tutto rilievo. I Colli dal Monte Grappa, allora vi faccio vedere qualche cosa, è un libro che è misto colore bianco e nero, ovviamente a me affascinano di più le opere, le fotografie che ha realizzato con il bianco e nero, anche perché magari non sempre lui sviluppava o stampava, ma si vede senz'altro l'approccio anche formale, se vogliamo, tipico del grande formato, ma senza dubbio un mestiere nell'esposizione. Nell'esposizione che poi, sapete, per chi fotografa, continua effettivamente nella camera oscura, e qui ne abbiamo senz'altro testimonianza, perché è proprio molto curata. E poi vi raccontavo di questo modo di stampare il libro che rende merito alla qualità del negativo originale, perché è ricchissimo di dettaglio pur essendo una stampa, ed è molto piacevole. Ora io non voglio sfogliarvelo tutto, ma vi faccio vedere alcune immagini che secondo me sono significative. Guardate per esempio questo interno, veramente molto ben realizzato, non è facile, lo sapete voi che fotografate, qualche cosa poi insomma che racconta anche il territorio, cioè documentaristica, perché l'opera, come avete capito, si intitola I Colli Euganei, però guardate questo per esempio, che bel taglio, con una messa a fuoco che comincia da qui e si spinge fino alle finestre, che forse la camera non riesce a mettere a fuoco, ad evidenziare con giustizia, e qui certamente ci sono dei movimenti di camera, perché altrimenti non si potrebbe fare una cosa del genere con il grande formato. E poi questa è una di quelle che mi piace di più in assoluto, sia per l'intensità che per il luogo, stiamo parlando dell'abbazia di Praglia, che ha una conservatoria, una biblioteca, scusatemi, è una stamperia antica anche, che è stata fotografata e che non è sempre accessibile, quindi ecco, anche questo è un motivo per vedere. Guardate che bel piano prospettico qui, c'è senza dubbio l'opera del basculaggio frontale della lente per creare questo primo piano così intenso. La stamperia con i fogli appena restaurati, insomma belle immagini davvero. Anche questa, che è quella che dà la copertina al libro, molto ben realizzata, con delle luci e delle ombre che vanno a mettere in rilievo questo muro antico, un po' di mattone, un po' a buccia d'arancia, un po' crepato, e le pannocchie che stanno sotto, perché così si usava nelle barchesse di una volta.
per ogni, non per ogni, ma ogni tanto troviamo anche delle didascalie che ci aiutano a comprendere anche la vita, il riscontro sociale di quel tempo. Ancora vi dicevo, sì, un formalismo se vogliamo, però ai miei occhi è più che ben accetto, mi piace questa precisione, vedete che c'è ovviamente uno shift della lente per essere così perfettamente lineare, non c'è convergenza, insomma veramente delle foto ben realizzate, a me piacciono davvero molto. Un'opera che non è più in catalogo nelle edizioni Biblos, quindi non è più acquistabile, ma si trova ancora nei mercatini, soprattutto questi del Veneto, in particolare dei Colli Euganei. Mi ero segnato, ecco, anche queste altre immagini, veramente, veramente belle, ben realizzate, e la luce che colpisce, anche il controllo della riflettenza estrema, ma la leggibilità nelle ombre. Per questo si impara dai fotografi, siano essi dei, diciamo, dei pilastri della fotografia, ma anche dei fotografi come Giuseppe Bruno, che ha lasciato senz'altro una sua eredità nel maneggiare, guardate, la luce di questa immagine. Qui non c'è il Photoshop, non c'era ancora, stiamo parlando degli anni 70-80, c'era però la camera oscura, la qualità, la capacità soprattutto, prima di esporre e poi di ovviamente sviluppare ed infine anche di stampare. Ambientazioni rurali, qui siamo nella casa del Petrarca, niente poco di meno, sapete che Francesco Petrarca soggiornò sui Colli Euganei, ne parlavo anzi proprio poco fa con un caro amico, e guardate ancora il bianco e nero, la ritrattistica che un formato più ampio riesce ovviamente a garantire. Io osservo la trama dell'abito in tutte le sue, la sua tridimensionalità, possiamo dire, veramente molto molto bello, molto molto apprezzabile, e soprattutto per chi la fotografia la studia, vuole imparare, qui trova senz'altro pane per i propri denti. Ancora una volta questo grande cancello, questa traviazione che introduce alla villa, e la villa dei Vescovi di Luvigliano, per chi la conosce, guardate come è ben ripresa. Poi tutto sembra facile, però poi bisogna invece anche realizzarlo, e qui ne abbiamo testimonianza. Infine mi ero segnato anche un altro paio di foto molto belle, molto suggestive, la Villa Barbarigo, tra l'altro per chi avesse piacere di visitare questi luoghi, sono davvero molto belli sia paesaggisticamente che per, insomma, la qualità dell'aria che si può respirare, ma anche per le ville che ovviamente affiancano gran parte del territorio. Questo è un dettaglio della villa. Insomma, se lo trovate, direi che potrebbe essere davvero un buon acquisto, un buon suggerimento per godersi delle immagini, ma anche per guardare un ottimo bianco e nero, quello di Giuseppe Bruno. A voi tutti amici, grazie, ciao e alla prossima!